Posso dire che è un traguardo, dicevo prima, importante, perché veramente in questi 100 giorni abbiamo toccato tanti settori utili per il territorio, da quello che è l'ambiente, da quello che è il sociale. Quindi parliamo di inaugurazione di parchi, parliamo di appalti assegnati dopo aver giustamente portato avanti delle serie gare che permettono oggi di mettere in sicurezza molte zone di San Giovanni Alta, in primis San Giovanni Alta. Quindi dicevo, 100 giorni con progetti di inclusione, quindi parliamo di sociale, parliamo di dare una uguaglianza a quelle che sono oggi i cittadini come tutto il mondo, cioè quello di pensare a tutti e non scordarsi di nessuno. Quindi ripeto, un bilancio positivo, un bilancio che mi porta oggi a descrivere oltre 40 punti, ripeto, dove andiamo a parlare di tutto, ma non di tutto solo a chiacchiere, ma di tutto con i fatti. Quindi il mio invito è quello di seguirci, quello di veramente avere fiducia in noi, perché oltre a questi 100 giorni ne vogliamo fare molti altri, come così siamo stati designati per fare, e dare sempre gioia e dare sempre sorriso al nostro paese. Un paese che merita, un paese che deve avere veramente tanto, perché dobbiamo far valere quello che è la nostra zona e il nostro territorio. Siamo una cerniera importante tra Chieti e Pescara, una cerniera che deve essere ancora di più e sempre più valorizzata, perché veramente meritiamo questo, meritiamo di avere quello che veramente siamo. Tra il programma di questi giorni c'è stato anche un proseguo a quello che è stato già l'attività portata avanti negli anni precedenti, il discorso della ferrovia, un discorso molto importante, un discorso che ci sta portando a dei tavoli unitamente ad altri comuni limitrofi, parlo di Chieti, Manoppello e altri, per dare a San Giovanni Teatino una risposta positiva e non un progetto che oggi andrebbe a tagliare e a rovinare il nostro territorio. Quindi ripeto, potrei dire tanto, il tempo ne ho poco, ma io vi dico solo che abbiamo volontà, abbiamo voglia di fare e faremo veramente tutto quello che sarà possibile e mi auguro veramente di raggiungere un traguardo positivo per il Paese.